Stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Thorsten, sono scesa dal traghetto. Dove siete? Vi aspetto davanti alla chiesa. Se mi devo spostare, chiamami, ok? Mi scusi. Volevo solo fare una foto a quell'uccello. Mi dispiace così tanto. Ah, fa niente. È stato, diciamo, un incidente ad effetto. Un bel effetto. Già, colpa mia, ero distratto. Mi dispiace molto. L'ho rovinata? La foto? Insomma. Voglio rimediare, conosco un trucco. Stia a guardare, così si immortala un uccello. Cosa fa? Mi dà una lezione? No, solo un consiglio. Guardi. Oh, ok. Adesso. Lo faccio sempre con i miei turisti. Lei ha un hotel? Più che altro un glamping. È come un campeggio, ma più di lusso, con letto, cucina. Quindi è per quelli a cui non piace il campeggio, ma fanno finta del contrario? No, è per quelli a cui piace la natura, ma senza distruggerla. Lorenzo, vieni! Sì, arrivo! È mia figlia, non sopporta quando la fanno aspettare. Non è la sola. Scusi, io sono Lorenzo. Maya. Piacere. Le auguro una buona vacanza. Tenga. Oh, grazie. Ciao. Thorsten Delbruck, sarete richiamati. Thorsten, ma dove sei? Ho con me la borsa delle attrezzature sportive per i ragazzi e il treppiedi di Eric. Comincia a pesarmi, adesso prendo un taxi. Se state arrivando, allora è meglio che torniate indietro. Scusi, taxi? È in pausa. Non c'è un autobus qui. Autobus? L'autobus è lì. Ah, grazie. Per caso sta andando verso est? No. Scherzavo, dove vuole andare? In una casa vacanze tra Nisporto e Bagnaia. L'accompagno io. Può anche lasciarmi da qualche parte a una fermata di autobus non appena ne passa uno? No. Io mi chiamo Maya. Bianca, ciao, nessun problema. Le distanze non sono grandi sull'Elba. È tutto a posto. Grazie tante. Grazie. Bene. Prego. Grazie. Ecco qui. Io non ti chiedo niente, il tuo saluto indifferente. Voi conoscete la Germania? Ho frequentato le scuole a Francoforte. Per diverso tempo ho fatto il corrispondente per la Germania per un giornale economico. Tanto tempo fa. Pensavo che avesse un hotel. No, non è un hotel. È un glamping. Giusto. Dicevi a me, lascia che io sia.
il tuo brivido più grande. Non andare via, accorciamo le distanze. Oh, stop, stop, stop! Si fermi lì. Quell'uccello, dobbiamo toglierlo dalla strada. Aspetta un attimo, vado a vedere. Potrebbe essere una berta maggiore. È ferito? Credo che sia solo confuso. La berta maggiore vive sempre in prossimità del mare, ma nidifica a terra. E quando i piccoli sono pronti, devono trovare da soli la strada. Purtroppo non sempre ci riescono. Famiglia dei corvi, quindi. Procellari formi. Ah. Così riuscirà ad orientarsi meglio e potrà fare un nuovo tentativo. Oh. C'è mancato davvero poco. Su quest'isola ci si distrae facilmente. Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via, accorciamo le distanze. Ah, eccolo, eccolo qui. Questo. Mille lunghe attese tra di noi. Spero che non sia stato troppo scomodo per lei. Ma no, mi avete anche fatto fare il giro turistico dell'isola. Lei è un'ornitologa o una veterinaria? No, lavoro in una farmacia. Ah. Ma mio figlio ha la passione per il bird watching e quindi anche la mamma impara qualcosa. Fate delle escursioni per osservare gli uccelli? Sì, lo so, sembra un po' strano, ma io lo adoro. Noi al campeggio offriamo escursioni di questo tipo. Davvero? Io faccio da guida. Nel nostro parco naturale ce ne sono di molte specie. Quanti anni ha suo figlio? Eric ne ha 14 e Anton tra poco 18. Ah. Il glamping potrebbe piacergli. È una vacanza improntata più all'avventura che alla spiaggia. Ecco, organizziamo anche escursioni a cavallo. Ah, perfetto. Grazie. Ciao. 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 Ehi! Ciao! Pensavamo che arrivassi domani. Ah, e per questo nessuno di voi è raggiungibile? Quando vado in giro con la bici lascio il cellulare qui. Ma non è da te? Prima andavo spesso in giro con la bici. Io sarei stato raggiungibile se tu avessi messo in valigia il mio caricabatterie. Non era in valigia e nemmeno nello zaino. Ah, e quindi adesso è colpa mia. L'hai portato? Mi dispiace che sei dovuta arrivare fin qui con questo caldo. Beh, ecco, finalmente. E non sarebbe successo se fossimo partiti insieme. Sì, se solo tu mi avessi chiesto i miei turni di lavoro prima di prenotare la vacanza. Non sapevo che dovessi lavorare fino ad oggi. Pensi che di sabato nessuno compri lo sciroppo per la tosse? Oh. Colpa mia. Sono felice che tu sia arrivata un giorno prima. Non sono arrivata un giorno prima. Qui dormo io. E questa è la tua camera. Si sente tutto qui, eh? Accendi il phone se vuoi parlare al telefono con la tua ragazza. Già, e tu non portare ragazzi qui dentro? Sì, certo, ragazzi, quello che mi ci vuole. Beh, allora uomini. Già meglio. Pensi a qualcuno in particolare? A due addirittura. Anton e Eric mi bastano.
Non ti credo affatto. Avete pensato alla cena? Siete mai andati a fare la spesa qui? Quando si mangia? Non appena vostro padre va a prendere la pizza. Oh, no, ancora la pizza. Ok, se volete che io cucini, allora dobbiamo dividerci i compiti. Voi mettete a posto, io prendo la bici e faccio la spesa. In verità la pizza va bene. Sì, va benissimo. Allora, come la vuoi la pizza? Voglio la quattro stagioni. Quattro stagioni? Io quella col salame piccante. Perché mi chiami solo adesso? Perché non avevo il caricabatterie, te l'ho appena detto. Dai, è tutto a posto, adesso stiamo parlando. Quest'isola è un punto di sosta per gli uccelli migratori. In questo periodo si possono osservare moltissime specie rare. Sembra avvincente. Sì. Allora, vogliamo partecipare a un'escursione? Pronto? Non lo so, abbiamo osservato già tante volte gli uccelli. Ma non qui sull'isola. Qui ci sono esperti da ascoltare. Senti, tanto vale che mi cerchi un'altra ragazza se non ti fidi di me. Ciao. Tutto ok con Larissa? Sì, tutto bene. Non ti preoccupare, vedrai che prima o poi si calma. Senti chi parla. Non c'è bisogno che ci litighi. Io esco un po'. Forte, vengo con te. Ma tornate per le 10. Ieri sono tornati a mezzanotte e mezza. Andiamo qua vicino, dove c'è la spiaggia e la gente. Ci siamo stati ieri. È bello che stiano insieme. Ma domani mattina presto volevamo fare una gita. Mi raccomando, bada a tuo fratello, ok? Sì. Ecco. Ieri se la sono cavata benissimo. Hai con te il kit di emergenza? Mamma, le vespe non sono attive di notte. Comunque sia, è troppo rischioso. Mi raccomando. Prendi. Fate attenzione, ok? Sì, ok. Così sembro proprio un idiota. Sì, pensa a come ti senti quando non riesci più a respirare. Andiamo. Divertitevi. Ciao. Ciao. Quando i ragazzi non sono a casa, ogni tanto esci. Di rado, a dire il vero. Perché? Insomma, siamo divorziati da 2 anni. Non hai voglia di qualcosa di nuovo? Al momento sono contenta così. Sono felice di starmene in santa pace a guardare un film che mi piace senza dover discutere. Mi è sempre piaciuto guardare un film con te. Invece con Tina è un problema. Non abbiamo gli stessi gusti in fatto di film. Non vanno bene le cose tra te e Tina? A dire il vero non va per niente bene. Mi dispiace. Secondo lei lavoro troppo. Non mi dice niente di nuovo. E vuole anche un figlio. Cavolo. Sì, almeno tu mi capisci. Noi ormai ci conosciamo bene. Tanto bene da sapere che non siamo fatti l'uno per l'altra. Insomma, noi per alcune cose avevamo una bella armonia. A noi. Sono fiero di come gestiamo le cose. Marta. Michalski vuole una riunione. Devi tornare prima? La riunione è dopodomani. Non fai colazione? Volevo fare un giro in bici prima che arrivi il caldo. Non mi piace per niente ammetterlo, ma da quando sei qui è tutto molto più accogliente. Più comodo, volevi dire. Ma devo partire. Volevi che facessimo una vacanza insieme. Pensavo che 10 giorni di pausa fossero importanti per poterci sentire ancora una famiglia, l'hai detto tu. Anche questo è vero. E adesso non conta più niente? Lo so, non è l'ideale, ma i ragazzi hanno già i loro progetti. Non abbiamo trovato niente da poter fare insieme. Beh, allora dovresti impegnarti un po' di più. È quello che faccio anch'io. Del resto, io vivo con loro. Era ovvio. Almeno porta Eric con te. Sì, fico!
Voglio fare solo un giro breve. Che facciamo se poi in mezzo al nulla viene punto da una vespa? Più tardi facciamo qualcosa insieme, ok? Non c'è bisogno, Larissa. Qui non ci sono ragazze sexy in bikini. Solo mia madre, dolci italiani, frutta e tanto verde. Contenta? Va bene. La smetti di fare lo scemo? Possiamo fare colazione insieme? Che cosa hai fatto oggi? Oh, niente di che. Sono uscita con delle amiche. Credo di aver visto un gabbiano corso prima. Ho fatto un casino, per colpa tua. Dai, prendiamo il telescopio e andiamo in spiaggia, come a Spiekeroog. Mamma, non è più il mio hobby. Davvero? E allora perché mi hai fatto portare tutta questa roba? Forse perché a te piace tanto? Mi dispiace, te l'avrei dovuto dire prima. Sì, sarebbe stato gentile. Posso continuare a giocare? Allora esco da sola e faccio un giro dell'isola. Larissa? Cavolo, non c'è internet! Che hai fatto? Per caso hai staccato la spina? No! Mamma! 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 Day out. Sidewalk sleepers turn about. È meravigliosa. Nessuno ti offre un prezzo migliore. Possibile, ma io non voglio affatto vendere. Prima o poi dovrai farlo. Non puoi andare avanti così. In qualche modo si va avanti. Non sto per morire. Bianca in fondo è ancora qui. Lorenzo! Dio mio. Scusami. Non è niente. Maya, mi dispiace tanto. Niente di grave. Ciao. 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 Alessandro, Maya, Maya, Alessandro. A Maya piace fare birdwatching e... E Alessandro ha 12 hotel sull'isola. 13? Wow. Sì, ma non gli bastano. Adesso vuole comprare perfino il mio glamping. Cosa ci vuoi fare? È il posto più affascinante di tutta l'isola, in mezzo alla natura. Conosce la Valle dei Mulini? Oppure le sculture di Bolano? No. La Valle dei Mulini... Promettimi che ci penserai su ancora, ti prego. Mai nella vita. Tutto a posto? Sì, niente di grave. Mi scusi tanto. Perché è convinto che lei voglia vendere? Prova a fare pressione, ma nient'altro. Che ci fa qui tutta sola? Dove sono i suoi figli? Oppure se li ha inventati per liberarsi di invadenti conoscenze al porto? Magari. Ci sono problemi? Teenager. Ah, mi ricordo. Dopo una vacanza con loro, bisogna farne un'altra. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you. Si può bere? Napoleone la apprezzava. Qui ha fatto costruire una fontana. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Questo era il lavatoio? Sì. Lavatoio pubblico. No! Grazie. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have
Ciao. 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 Cosa siamo venuti a fare qui? Volevamo fare qualcosa insieme. Ma il traghetto di papà parte tra diverse ore. Sì, quindi abbiamo tempo di visitare il museo di Napoleone e pranzare insieme. E dov'è? Io ho sete. Dove si trova questo mulini qualcosa? Palazzina dei mulini. Potreste darmi una mano? Prima che mamma lo trovi, si fa l'ora di cena. Prova a chiedere a qualcuno. Perché non lo chiedi tu? Perché non usi il GPS? Potresti farlo tu. Possiamo andare a bere qualcosa? Mi sto disidratando. Grazie. Oh. Ragazzi, fermi un attimo. Facciamo una foto. Non direi sul serio, vero? E come? Dobbiamo proprio fare una foto. Ma abbiamo altre foto delle vacanze. Tanto voleva restare a casa, allora. Almeno lì non faceva così caldo. E il wifi funziona. Stiamo facendo un giro in paese. Poi più tardi io parto direttamente da qui. Tu? Ah. Sì, sono contento. Già. Dovrei arrivare di notte. Sì, certo. Va tutto bene al lavoro, poi ti spiego meglio, ok? Thorsen, che cosa ci fa qui Athena? Aspetta. Sì, dicevi? Ragazzi, siamo in un museo. Thorsen! Ma sì, te l'ho detto. Puoi vedere per favore cosa fanno i ragazzi? Lasciali stare. Non è successo niente. Mi conosci, no? Volevo fare solo una vacanza con i ragazzi. Thorsen! Anton! Eric! Thank you.
ancora alla segreteria. Maya, alle 17 parte il traghetto. Che faccio? Lascio soli i ragazzi? Non è divertente, Maya! Parti pure tranquillamente. Sarà tornata all'appartamento. Sì, ha ragione. Del resto conosce la strada. Mi scusi! Senta! Ehi! Senta, scusi! Mia moglie! Mia moglie! Non la troviamo più! Sei impazzito! Che fai? È davvero imbarazzante! Ragazzi, vostra madre è sparita. A voi non importa. Posso esserle d'aiuto? Mia moglie è scomparsa. Da quando? Un paio d'ore. Eravamo qua e in giro tutti insieme e all'improvviso è scomparsa. Questo posto è un caos. Succede che la gente si perda. Ah, il telefono spento. Sì, perché ho io il suo caricabatterie. Possiamo fare qualcosa? Avete un indirizzo qui sull'isola? Un hotel? Sì. Nei pressi di Nisporto. L'avete già cercata lì? Certo che l'abbiamo cercata. Forse è sua moglie che la chiama? No, è la mia assistente che mi chiama per il traghetto. Vuole partire? Sì. Ma solo io e tra mezz'ora. Sì, per questo la mamma si è arrabbiata. Eric non c'entra assolutamente niente. E adesso cosa facciamo? Non c'è una videosorveglianza qui. Ci sono molti motivi per cui un adulto a volte sparisce per qualche ora. No, Maya. Non è il modo di fare di Maya. Per questo siamo così in pensiero. Papà, basta. Se n'è andata perché è arrabbiata con te perché parte. E se c'è qualcuno che sa badare a se stesso, quella è la mamma. Ciao. Arrivederci. Buongiorno. Ehi, ragazzi, dovevo chiedere a qualcuno. Può essere in pericolo. Assurdo. Non ci credo, sei davvero imbarazzante. Davvero imbarazzante. Santissima signora. Oh, mi è sembrato di aver sentito un... Sì, un assiolo. Sì. Ero io, mi dispiace. Gli assioli non sono animali notturni? Sì, a volte si svegliano di giorno per dare una pulita alle loro piume. Siamo fortunati, perché vedere un assiolo sull'Elba è una conquista per tutta la scienza dell'ornitologia. Giusto. Io sono Maya. Oh, non mi sono presentato. Edoardo Daniele, Istituto di Ornitologia dell'Università di Parma. Maya Delbrook, io faccio bird watching nel tempo libero. Ah, sì. E sa per caso se qui c'è un glamping park, il picco o simile? Il picchio. Ah. Alloggio lì. Ah. Ciao papà, hai bisogno d'aiuto? Ciao. No, no, grazie. Qui ci sono gli asciugamani. Grazie. E quindi il suo assiolo? Se mai ce ne fosse stato uno, se ne sarà andato. Dove posso trovare Lorenzo? Ah, Lorenzo, le do un indizio. Il picchio è come un uccello. Un uccello? Sì, un uccello. Ascolti il suo martellamento. Segua il suono e lo troverà. Ah, ok, grazie. Questi sono gli ultimi. Grazie. Ah, e la spesa? La faccio al ritorno. Devo andare in redazione. Bianca, non direi sul serio. Se vuoi assumere la gestione di questo posto, devi impegnarti. No, dai, solo due ore, l'ho promesso. Bianca, ascolta, sono giorni che aspetto il rendiconto mensile. Non va bene domani? Il lavoro viene prima del piacere. Veramente? E io che pensavo che fosse il posto più rilassante di quest'isola. Maya! Sta cercando le berte? Anche. E una camera solo per me. Ah. Veramente siamo al completo, ma se non la disturba avrei un'offerta speciale per lei. La doccia è all'esterno, però non è ancora completata. Perfetto. Stupendo.
stupendo. E non ha bagagli? È meglio che non glielo racconti. Dove sono i suoi figli? Con i loro telefoni, immagino. Appena avrò finito di sistemare tutto, sarà bella proprio come le altre tende. Oh, salve! Per me è già perfetta. Accidenti. Oh. Tanto grave? Sì, solo che... La guerra della carta. Per caso hai un caricabatterie? Sì. Non si può fare tutto da soli. Sì, dovresti dirlo a mio padre. Hai appena finito la scuola. Altri sanno a malapena allacciarsi le scarpe. A lui però non basta mai. In farmacia tocca sempre a me fare la contabilità. Se vuoi, io me ne intendo, ti potrei aiutare. No, grazie. Se non si impegna, non imparerà mai. Forse non vuole affatto. Ah. Scusate. Va bene, mio padre è fatto così. Ah? Che cosa hai detto? Tutti sanno riconoscere i maschi. Ma chi sa distinguere senza ombra di dubbio un codi rosso da una femmina di petti rosso? Non vorrei offendere nessuno, ma secondo me dovrebbe esserci un esame di ammissione prima di poter partecipare a questi eventi di gruppo. Avere a che fare con troppi dilettanti ci fa perdere adesso. Tempo. Ma il birdwatching non si dovrebbe fare solo per divertimento, per i bambini? Con Tilo c'è poco da divertirsi. Già da bambino prendeva le cose fin troppo sul serio. Ho individuato 937 specie solo tra gli uccelli canori. Mio figlio per un certo periodo si era appassionato agli uccelli, ma adesso purtroppo non più. Che fortuna! Mamma! Hai promesso che avremmo fatto qualcosa di diverso. Infatti lo facciamo dopo l'escursione. È pronto in tavola! Dai a me. Lorenzone, senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie. Salute! Prendi questo. Su, cin cin! Cin cin! Cin cin! You're stuck in an angry crowd. They don't think what they say before they open their mouth. You go to crack up your trouble in your own little bag. And every little diva's here. I don't care what the people may say. What the people may say about me. Crack up your trouble, get your own little bag. Don't worry about the cavalry. Come si fa esattamente il bird watching? Deve chiederlo a Edoardo. Io qui conosco solo i sentieri. Sì, oppure a me. Ogni uccello che viene avvistato prima deve essere osservato e identificato. Quando gli osservatori sono d'accordo, l'osservazione viene inoltrata. Inoltrare dove? Alle organizzazioni della protezione animali, che le utilizzano per avere informazioni sulle specie. E quanto dura un'escursione? Come minimo 3 ore. Ma molti uccelli vivono ai margini dell'abitato. Lei ci accompagna? Ma pensavo non volessi venire. Forse ci ho ripensato. Papà, eravamo d'accordo che guido io le escursioni. Ok, allora troviamo un altro accordo. È tutto a posto tra voi? Sì, ha fatto un corso per diventare guida e adesso vuole mostrare cosa sa fare. La capisco. Sì, anch'io. Vuol dire che ci accompagna? Solo se posso aiutare Bianca con la contabilità. Ok. Thank you.
Pronto, Tarzan. Maya, grazie al cielo. Dove sei? Sei ancora lì? I ragazzi stanno bene? Sì, certo che stanno bene. Cos'è successo, santo cielo? Niente, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ma sei completamente impazzita! Per favore, di' ai ragazzi che non è successo niente e che gli voglio bene. Pensavo che fossimo un team. Beh, lo pensavo anch'io. Buonanotte, Thorsen. Buona... Ma... Queste sono le prenotazioni del campeggio? Sì. E queste sono le fatture. Qui bisogna riordinare. E questo qui? Non c'entra niente. Sono articoli che ho scritto per il giornale dell'isola. Così tanti? È solo un hobby. Sono almeno due a settimana. Sei brava se scrivi tanto nonostante il lavoro. Scrivere mi piace. E sono veloce. Potresti diventare giornalista, pensaci. Frequentare un corso di laurea o uno stage per un giornale. Tutto ok? Cosa c'è? Prometti che non dici niente a mio padre? Ho fatto domanda di lavoro per un quotidiano di Pisa. Ma brava, è fantastico! Mm. E non ti hanno presa? È del tutto normale. Non devi perdere il coraggio. No, mi hanno accettata, ma io ho deciso di rifiutare. E perché? Qui c'è ancora tanto da fare e dopo devo andare in redazione. Possiamo continuare? Sai una cosa? Lasciami fare da sola qui. Se ho qualche dubbio, mi spieghi tutto dopo. Su, coraggio. Grazie. Il contratto? Grazie. Lara ha inoltrato i progetti edili con i miei commenti. Olivia ha detto che va benissimo se partecipo in videoconferenza. Basta che... No, no, gli inglesi sono cortesi, gli irlandesi dicono quello che pensano. Non posso mica lasciare i ragazzi da soli. Ok, ci sentiamo. E se partissi domani? Non credo che vostra madre torni domani. Allora che cosa ha detto? Che vi manda i suoi saluti e che vi vuole bene. Quindi è da qualche parte qui sull'isola. Allora possiamo restare da soli. Che stronzo! Vuole farmi fuori dal progetto! Michalski, è solo un bluff. Lavori a quel progetto in Irlanda da dicembre. E prima di Capodanno sei dovuto andare tu a Dublino perché nessun altro voleva andarci. Te lo ricordi? Non ha nessun altro. Lo dice solo per costringerti a tornare subito. Forse hai ragione. Dai, prendiamo le bici. Puoi andare anche da solo. Voglio che vieni con me. Sul serio? Sul serio. Allora, come va? Queste sono le entrate e queste le uscite. Perfetto. Dov'è Bianca? È uscita un attimo. Al giornale. Ci passa troppo tempo. Dovrebbe essere contento che abbia una passione. Non sa affatto quello che fa. Il vero giornalismo è ben altro che sciocchi articoli su feste in spiaggia e gite in barca. Ma Bianca non dovrebbe fare le sue esperienze. Lei fa così con i suoi figli? I tuoi... Tuoi? I tuoi figli. I tuoi figli. Tuoi... Possiamo anche darci del tuo... Darci del tuo... Ah, va bene.
Non è facile restare a guardare quando i figli commettono errori, ma è bello quando trovano la loro strada, non pensi? Così abbiamo più tempo per noi. Ad esempio? Osservare i nidi delle berte. Bianca ha detto che tu sai dove si trovano. Sì, lo so. Ma c'è così tanto da fare qui. Per favore, Lorenzo. Ok, dammi 20 minuti. Ok. Ok. Merda. Ciao. Ciao. Voglio pubblicare un annuncio di ricerca. Hai perso qualcosa? Mia madre. Se n'è andata. Oh, wow. Se qualcuno la vedesse, magari ci può chiamare. Ottima idea, però il giornale esce solo una volta a settimana e ieri è uscito l'ultimo numero. Mi dispiace tanto. Noi qui scriviamo quello che succede sull'isola. Quindi se tua madre è coinvolta in una storia avvincente, tipo rapimento o non so, spara pure. No, niente di che. Ma certo, c'è sempre un motivo dietro. Tu credi? Mm-hmm. E scoprire le storie è il mio lavoro. Quindi buona fortuna. Ti ringrazio. E oggi di cosa parla il tuo articolo? Scrivo un articolo su una DJ, Svala Soleil. La conosci, vero? No, non la conosco. Dovresti, però. Oggi fa il sound check. E avrei anche bisogno di un fotografo. Questa è la Madonna di Monserrato. Un generale spagnolo fece erigere la cappella. Che bella. A quando risale? Al XVI secolo. È naufragato davanti alla costa e ha cercato rifugio sull'isola d'Elba. Come te? Anche tu hai trovato rifugio su quest'isola. Del resto, prima facevi il giornalista. Sì, in realtà stavo quasi per diventare caporedattore di una grossa testata. E perché non lo sei diventato? Un collaboratore è venuto da me con una storia. Si trattava di corruzione. Corruzione, un pezzo grosso del governo. Io gli ho dato immediatamente l'incarico. Poco tempo dopo, ho scoperto che la casa editrice era stata comprata da un'altra casa editrice che apparteneva a un politico e ho capito che se fosse uscito l'articolo mi avrebbero cacciato. E che cosa hai fatto? L'ho costretto a modificare l'articolo. Anche se era un bravo giornalista. E mio amico. Il libro più sottile del mondo è il libro sugli eroi italiani. Il libro mai pubblicato parla degli eroi italiani. E dopo non riuscivo più, come si dice, a guardarmi allo specchio. E poi ho ereditato da mio zio la proprietà sull'isola d'Elba. E per me è stato... Come un segno. Sì. Acqua? Volentieri. Thank you.
È grave. Ah, no, è tutto bene. Oh, cavolo. Hai bucato. Sì. Chiamo un taxi. Perché? Non possiamo ripararla. Non ho gli attrezzi con me. Hai il coltellino tascabile? Quello va bene. Ok. Tiri fuori la camera d'aria, tagli nel punto in cui c'è il buco, annodi le estremità e pompi l'aria. Non tiene a lungo, ma basterà fino a casa. Così ho avuto quest'idea del glamping e dell'affitto delle camere. In questo modo sono riuscito a mantenere la proprietà. Per la madre di Bianca era una follia. Non c'era abbastanza comfort per lei, in tenda. Capisci? Per questo vi siete separati? Anche, ma in ogni caso l'Elba è stata la migliore decisione della mia vita. E tu? Da cosa ti nascondi? Io non mi nascondo. Ho semplicemente bisogno di un po' di tempo. Per me e per le Berte. Dovrebbe essere qui. Volevi fare anche delle foto. Ma non dei nidi. Se ci si avvicina troppo può succedere che gli adulti scappino abbandonando i piccoli. Terribile. Si possono osservare da lontano, sempre ammesso che se ne trovino. Eccoli. All'inizio trovavo anch'io strano il birdwatching. Poi mi sono resa conto di quanto fosse rilassante. Tutto nella vita è scandito dal tempo. Quanti impegni e appuntamenti di continuo. Bisogna sempre andare di fretta. Quando si osservano gli uccelli, non c'è alcuno stress. Solo gli uccelli. Ci si lascia trasportare completamente dagli animali. È bello osservare cosa fanno e come lo fanno con il loro ritmo. Vuoi provare? Grazie, ma sono già molto rilassato. Cosa fanno le Berte una volta che hanno finito di covare? Si accoppiano di nuovo? Le Berte restano insieme per tutta la vita. Davvero? Mm-hmm. Senza terapia di coppia. Sarebbe bello se ci riuscissimo anche noi umani. Così non ci perdiamo qualcosa? A dire il vero non lo so. Thorsen è il padre dei miei figli. Dopo la nostra separazione non sono più riuscita ad incontrare nessuno. Oh, capisco. Purtroppo noi non siamo come le Berte. Dove hai imparato queste cose? Me le ha mostrate un amante della mamma. Scherzavo. L'anno scorso ho lavorato in un'officina per biciclette. L'hai dimenticato? Io non sarei stato capace. Meno peso c'è, più a lungo resta l'aria. Sì, hai ragione. Giusto. To skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Quando devi tornare a casa? Fa lo stesso. Mio padre lavora e mia madre se n'è andata. Ti manca, vero? Non proprio.
Le foto sono davvero belle. Salute. Salute. Io davvero non la capisco. In fondo andava tutto bene. E comunque si è separata da mio padre. E ora se ne va addirittura, mentre siamo in vacanza. Così non fa che rovinare di più la mia famiglia. Forse lo fa proprio per salvare la famiglia. Mia madre ha fatto la stessa cosa. Non poteva vivere sull'isola, ma mio padre voleva stare qui. Quindi si sono separati. E tu non ti sei arrabbiata? No, io non vorrei fingere in un rapporto solo per i figli. In effetti non ci avevo pensato. Perché delle madri si pensa sempre che siano felici se fanno tutto per noi. Prendi in giro? Niente affatto, sei dolce. Dolce, i cuccioli di cane sono dolci. È vero. Cavolo, il mio autobus. Puoi dormire anche da me se vuoi. Abitiamo dall'altra parte della collina. Beh, non pensare male, la camera di mia madre è vuota. E se dovesse tornare? C'è anche un divano. Maya! È bello sentirti, stavamo parlando di te. Volevo solo sapere se va tutto bene. A parte il fatto che ho perso la riunione, che il mio lavoro è in bilico e che da due giorni devo cercare di intrattenere un adolescente annoiato, va tutto alla grande. Tutto a posto, io sto benissimo. È tutto fantastico. Bene, allora vi auguro una buona serata. Maya. Ciao. Maya! Eric, mi dispiace, non dicevo sul serio. L'ho detto solo perché la mamma capisca che è una situazione davvero spiacevole. Ciao, papà. Lei è Bianca. Buonasera. Si ferma a dormire qui. Buonasera. Grazie per la camicia. Beh, sta meglio a te che a me. Anch'io ti devo ringraziare. Era tanto che non andavo lassù. Ma tu non sei una guida? Adesso se ne occupa Bianca. Io mando avanti la baracca a valle. Vuoi che ti aiuti? Magari. Siete un team fantastico. Non so che cosa farei senza di lei. Io vorrei che anche i miei figli fossero indipendenti. Li ho viziati troppo, a quanto pare. E anche il padre. Ma siete separati? Sì. Ma andiamo ancora molto d'accordo e quindi facciamo sempre le vacanze insieme. Anche lui è qui? Sì. Vai in vacanza con il tuo ex. Lo so, all'inizio anch'io pensavo che fosse un'idea folle, ma poi ci abbiamo provato. Perché Eric lo desiderava tanto. E sta funzionando? Meglio di quanto ci aspettavamo. Sono molto orgogliosa di noi. Ma ad un certo punto tutto è tornato come prima. E così capisci perché ti sei separata dopo 22 anni. 22 anni? Complimenti. Vino? Grazie. Le Berta restano insieme quasi il doppio. Ma tu non volevi essere una Berta? A dire il vero, sì. Ma poi Thorsen ha avuto una relazione. Ah,
In realtà era già finita tra noi. Ma nessuno aveva il coraggio di dirlo. Ti capisco. Non è pazzesco? Prima hai una paura tremenda che qualcosa finisca e poi hai la stessa paura. Di ricominciare. Sono stata tanto tempo insieme a Thorsen. Devo ancora scoprire chi sono senza di lui. Insomma, come fai a compilare un profilo di app di incontri se non sai nemmeno chi sei? Io non mi sono mai iscritto a un'app di incontri, in effetti. Non è necessario. Qui puoi conoscere parecchia gente. Anche tu? Sì, qui, certo. Ma a casa incontro solo gente con il raffreddore, il mal di pancia. In farmacia viene solo gente arrabbiata che non pensa al sesso. Sei spiritosa. Dovresti scriverlo sul tuo profilo d'incontri. Non credo che sia il sistema migliore per conoscere gente. Se la chimica è giusta, basta una persona. Quando si parte? Alle 11 dal bar. Allora, quanti partecipanti ci sono? Non lo so, boh. Tranquillo. Finora 13. Ah. Potrebbero aumentare, se necessario possiamo Grazie. Formare gruppi più piccoli. Grazie. Hai visto Bianca? No, ma vedrai che arriva subito. Okay. Vuoi che ti aiuti? Volentieri. Grazie, sei fantastica. Visto che bel tempo, una giornata perfetta per osservare gli uccelli. Anche Pavarotti ha cantato del sole dell'Elba. Guarda che cosa ho trovato. Non mi piace il muesli. Certo che ti piace. Quando eri piccolo non mangiavi nient'altro. Quello era Anton, papà. Hai chiesto alla mamma quando torna? Buongiorno. Buongiorno. Voi volete del muesli? Io devo andare via subito. Di già. C'è un'escursione per gli amanti degli uccelli. Io faccio da guida. Grazie per avermi fatto restare. Hai detto escursioni per amanti degli uccelli? Mm-hmm. Forse la mamma è lì. Lorenzo? Bianca, che fine hai fatto? Prima vuole guidare l'escursione e poi non arriva. Volendo possiamo farcela da soli. Porto questo in casa. Cosa? Beh, non vorrei portare i soldi all'escursione. Ah, certo, no, no, grazie. Bianca, dove sei? L'escursione comincia tra poco. Devo sapere se vieni oppure no. Per favore, chiamami. Ciao. Ciao.
Io credevo che ti servissero solo degli occhiali più forti. Di cosa parli? Dei tuoi esami. Stavo mettendo via i soldi e ho visto i tuoi esami. Me li sono trovati davanti, non è colpa mia. Quanto è avanzata adesso la tua maculopatia? Da un occhio non vedo più e l'altro continua a peggiorare giorno per giorno. Al momento vedo solo il 15% di quello che vedi tu. Ormai lo devo accettare. È una malattia ereditaria e probabilmente peggiorerà sempre di più. E no, non si può fare più niente. Per questo Bianca non vuole diventare giornalista. Lo sapevi che le hanno offerto un posto di lavoro in un giornale di Pisa? Cosa? Lo vuole rifiutare per via della tua malattia. Perché non mi hai detto niente? Tu hai già abbastanza problemi. Se permetti, vorrei decidere da sola. Saresti stata premurosa come tutte. E avresti avuto paura di ferirmi quando ti saresti resa conto che non ero come mi immaginavi. Le donne sono sempre premurose quando hai un handicap. Fin troppo, non sai quanto sia noioso. E poi, Maya, questi non sono affari tuoi. Siamo stati bene. Non è abbastanza? Andiamo, ci stanno aspettando. Allora, cosa fai? Vieni oppure no? Sei sicuro che mamma sia andata a un'escursione di birdwatching? Mi ci voleva portare a tutti i costi. Io resto qui nel caso torni. Tieni questa. Il libro l'ho preso, la macchina fotografica pure. Ha davvero un bel cannocchiale. Un regalo di mio figlio. Ne avrà bisogno. Nel sentiero 3 potremo vedere tantissimi splendidi gabbiani. Credo che resterò qui. Oh, mi fa male un piede. Questo mi dispiace proprio. Hai visto la borsa del treppiedi? Abbiamo la crema solare. Purtroppo devo aver preso una storta da qualche parte. Dai, mamma, lo sai bene che non ce tesoro, la faccio a portare tutto da solo. Non puoi provare a cercarti un altro compagno? Non mi serve un altro. Dov'è quella signora gentile, Maya? Maya! Maya, l'escursione è da questa parte. Pensi davvero sia un buon libretto? Sì, è la migliore opera sul mercato. Prova ad andare a pagina 436. Sì, il cigno canoro. Sembra lui, però la foto mostra un cigno minore. È chiaro che si tratta di un piccolo cigno canoro. Questi sono i resti del cambio del piumaggio. Sono le piume della coda. È solo sporco. Dannazione. Allora, buon divertimento. Grazie. Ehi, ragazzi, vengo subito. Speriamo che Bianca arrivi. Scusa, ho fatto più in fretta che potevo. Lorenzo, che succede? Allora si parte? 5 minuti. È vero che volevi andare a lavorare a Pisa? Te l'ha detto lei. È vero che hai rifiutato il lavoro? Papà, tra poco non ci vedrei più. Al massimo manterrei la vista per un anno. Noi siamo un team, giusto? Hai rifiutato l'offerta o no? No. Il contratto è ancora qui, ma ormai sarà troppo tardi. Invialo. Cosa? Invialo. Se vuoi diventare una giornalista, allora lo devi fare. Ma fammi un favore, diventa migliore di me. Sul serio? Sì. Se ti sbrighi, fai in tempo a raggiungere il postino. E l'escursione? Ce la faccio da solo. Non temere, conosco il sentiero. Su, forza, vai! Vai! Siete tutti pronti? Insomma, Lorenzo, possiamo partire? Vengo subito. È riserva naturale, niente auto.
È un'emergenza. Sto cercando mia moglie. Ex moglie. Maya Delbrook. Vada. È partita. Io adesso devo andare. Andiamo. Posso partecipare anch'io? Eric, come? Intendo all'escursione. Avevi detto che non volevi. Forse la mamma è con loro. Allora posso venire? Però ci dobbiamo sbrigare. Allora io ti aspetto qui, eh? Thorsen? Siete qui? Eric? Anton? Per favore, restate insieme. Ehi, mamma! Ehi, dove sono gli altri? Ti stanno cercando. Ma dove sono? A un'escursione di birdwatching, a un campeggio. Quando sono partiti? Un'ora fa, più o meno. Eric ha preso il kit d'emergenza? Cavolo. Chiama un taxi. Un momento, prego. Devo orientarmi un attimo. Oh, Renzo, cosa ti succede? Sei diventato così ansioso. Credo che sia... da quella parte. Da quella parte? Lì, dove c'è l'albero? Allora, dunque, andiamo... credo che dobbiamo andare... No, meglio di no. Allora è meglio andare... da questa parte. Speriamo che si decida presto. In giro con il gruppo. Da solo? Oh, sono almeno in 20. Da quella parte? Prima o poi torneranno, adesso parliamo. Ah, per la miseria. Quando imparerai a pensare? Quando imparerai a lasciarli andare? La smettete di litigare. Siamo in mezzo alla natura. Qui ci sono le vespe. È andato di là. Hai così poca attrezzatura? Sì, questo basta. Prima che finisca di montare il treppiedi, l'uccello sarà già volato via. Meglio essere veloci. Io preferisco aspettare che tutto sia tranquillo, così che l'uccello torni di nuovo. Di solito lo fanno. Fate attenzione ai nidi, non vi avvicinate troppo. Io ho sete. Non hai portato dell'acqua? Tieni, bevi un sorso della mia. Anche gli altri, razionate l'acqua. Quassù il caldo può essere estremo. Quassù non si vede neanche un uccello. Tilo, credo di aver scoperto qualcosa. Lassù. Come facciamo ad arrivare lassù? Impossibile, è troppo pericoloso. Ma siamo sempre arrivati fin quassù. Insomma, se vogliamo avvistare qualche corriere piccolo, dobbiamo salire. Non è possibile, dobbiamo passare dall'esterno. Ma così ci metteremo altre due ore. Il camello di no. Se stanno tutti attenti, ce la facciamo. Siamo venuti per vedere gli uccelli, non per arrampicarci. Ah, per favore, attenti. Resta vicino a me. Mamma! Non correre così! Sono andati di qua? Ah, sì, certo, su per la montagna. Ok. Attento. Attenzione! Attenti lassù!
Dove dobbiamo andare adesso? Ghiaione! Valanga di sassi! Mettetevi al sicuro! Attenti! Eric! Oddio! No, no! Avete sentito? Oddio. Come ti senti? Il ginocchio. Stai bene? Va tutto bene. Eric! È tutto ok? Credo che gli faccia male la gamba. È impazzito! O cos'è? Cieco! No. Mi dispiace. Dov'è Bianca? È ancora sul sentiero? Non è con noi, non ti preoccupare. Hai portato il gruppo quassù da solo, nel tuo stato. Sei impazzito. Voi che ci fate qui? Eric, hai dimenticato il tuo kit di emergenza. È importante, Eric. Se venissi punto quassù... Lo so. Allora non capisco perché non l'hai con te. Guarda. Sono grande abbastanza. Sicuri di non voler restare per la grande cena? Io resto qui. Ok. Maya. Vai pure. Mi dispiace. Non avrei dovuto assumermi la responsabilità del gruppo. È imperdonabile che abbia messo in pericolo la vita di tuo figlio. Visto che era andata bene l'escursione con te, ho pensato che ce l'avrei fatta. Non è una buona scusa, lo so bene. Ma quando uno è malato, a volte vorrebbe fare le cose normali. Per questo non hai detto niente. Questi due giorni con te, per me, sono stati una vera vacanza. Da tanto tempo non mi sentivo così felice. Non ce la facevo a dirti la verità. E io non ho voluto vederla. Mi dispiace, Maya. Sono sincero, anche se so che non cambia niente. Maya, vuoi restare qui o torni a casa con noi? Ciao, Maya. Ci vediamo. Abbi cura di te. No, la ringrazio. Una settimana più tardi è molto meglio, così ho anche il tempo per preparare la presentazione con più cura. Volevo solo darti la buonanotte. Anch'io volevo dirti una cosa. Mi dispiace che tu ti preoccupi sempre così tanto. Oggi avevi davvero tutto sotto controllo. Sono molto orgogliosa di te, lo sai. Non comincerai a piangere adesso, vero? Non ti preoccupare, ho già superato quella fase. Bene. Sogni d'oro, campione. Buonanotte, mamma.
Sì, tutto chiaro. No, mi faccio sentire io. D'accordo, arrivederci. Oh, cavolo! Vuoi sentire una cosa? Ha chiamato Michalski. Gli irlandesi arrivano una settimana più tardi. Ma lui deve far impazzire tutti, già. Tu pensi che solo le donne siano multitasking? Avresti dovuto parlare con me. So di non essere stato abbastanza attento negli ultimi tempi, ma queste vacanze sono molto importanti per me. Non devi mangiarlo per forza. Oh. Andrà tutto meglio. E io non mi arrendo tanto facilmente. Sai, ho riflettuto, Maya. Sarebbe molto bello fare un viaggio di 6 mesi o addirittura un anno. E la scuola? Beh, Anton ha quasi finito la scuola. Ma Eric no. Ok, allora, durante le vacanze. Voglio passare più tempo con i ragazzi e, a dire il vero, anche con te. Significherà qualcosa se ci troviamo ancora qui. Noi siamo ancora un bel team. Questo lo devi ammettere. Non lo so. Non so proprio cosa dirti. Senti, se mi prendi a calci nel sedere, sì, farà male e mi arrabbierò, ma è proprio quello che mi serve. Veramente? Non so. Penso sia bello che tu faccia un viaggio con i ragazzi di 6 settimane, ma credo sia meglio che io venga solo per una breve visita. C'entra per caso quel Lorenzo? Ha a che fare solo con me stessa. Alla nostra vacanza di famiglia. L'ultima. Signora Maya, salve! Salve! In the sky. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun and look down at the sea. And I'd sing, 'cause I don't know how it feels. Anton, noi prendiamo l'autobus. Tu vieni al traghetto, portiamo noi le tue cose, va bene? D'accordo, a tra poco, ciao. Cavolo! Aspetta, faccio io. Ecco, l'hai rotta. Ne comprerò una nuova. Oppure la portiamo insieme. Buona idea. In partenza? Sì, purtroppo. Ah, e pensare che l'isola d'Elba ha molto più da offrire oltre gli uccelli. Ma forse vuole restare un altro po'. Ho una casa per le vacanze sul lato orientale dell'isola. Veramente? Venga a farmi visita. Vi assicuro che sarà un soggiorno indimenticabile. Se non si sbriga, lo lasceremo qui. Eccolo. Scusate, non mi ero accorto che fosse così tardi. Dai! Chissà cosa penserà la tua ragazza quando vedrà come balli bene. Probabilmente sarà gelosa. Allora falla ingelosire ancora di più e vieni a trovarmi a Pisa. Come, scusa? Vuoi andare a Pisa? Ti devo assolutamente ringraziare. Senza di te mio padre non mi avrebbe sostenuta e io non avrei mai spedito il contratto.
E adesso cosa farà Lorenzo? È ancora sotto shock, ma ora prenderà la decisione che avrebbe già dovuto prendere. Venderà il glamping a Alessandro stavolta. Veramente? Sì. Si è reso conto che da solo non ce la può fare. Maya, andiamo! Grazie ancora. Ciao. Ciao. Allora, com'è andata? Benissimo. Tu e Bianca? Sei pazzo, siamo solo amici. Dai, racconta, non dico niente a Larissa. Fa pure, tanto voglio lasciarla. Davvero? Beh, al momento è inutile. Dopo la maturità voglio andare all'estero e poi vediamo che succede. Mamma. Va tutto bene? Lo sai, tu puoi andare dove vuoi. Basta che ci avvisi prima. Ma adesso tocca a me. Quanto costa il campeggio? Forse posso fare un'offerta migliore di Alessandro. Non è un campeggio qualsiasi, lo sai, vero? Vuoi dire che i miei risparmi non basteranno? Tu potresti immaginare di essere coproprietario? Che cosa te ne faresti di un socio vecchio e mezzo cieco? Non lo so. Dimmelo tu. Potrei cucinare il pranzo e la cena. Ottima idea. Inoltre avrò bisogno anche di un consulente se volessi fare dei cambiamenti. Vorrei offrire escursioni di bird watching anche per ospiti con disabilità. Inoltre sull'isola ci sarà senz'altro una farmacia dove potrei lavorare. Non ce la faccio. Dopo questi giorni meravigliosi non posso andare via così. Voglio conoscerti meglio, così come sei. Mi piace stare con te. Anche a me. Forse allora sei veramente una Berta. Chissà, magari siamo due Berte.